Pino Bono con noi, buonasera. Buonasera, buonasera Antonio, buonasera a tutti voi. Ben trovato. Allora, che giornata è stata? Perché c'era tanta attesa, ecco, per questa gara che tornava. Presumo un po' lo stesso clima che c'è stato all'andata a parti inverse, ecco. Penso forse che è stato qualcosa superiore all'andata, perché c'è stato un pubblico meraviglioso, quello Scaleotto, che ha incitato la squadra in maniera massiccia per tutti i 90 minuti, quindi penso che questa vittoria è del pubblico dello Scalea. I ragazzi ci hanno messo il cuore, però il pubblico non è stato il 12esimo, è stato il 13esimo uomo in campo, perché veramente ha esaltato i ragazzi a combattere dall'inizio alla fine. 1-0 il gol di Barbarossa nella prima frazione di gioco, giusto? C'è stato da soffrire. Per... Un bel gol, sì. Dico, c'è stato poi da soffrire per portare a casa... Sì, loro hanno sbagliato pure il calcio di rigore, quindi c'è stato un po' da soffrire. Sì, diciamo che poi il secondo tempo loro pressavano per una ventina di minuti, hanno pressato perché il Praia è una grande squadra, quindi abbiamo battuto veramente una grande squadra, merito allo Scalea che ha fatto una prova straordinaria oggi. Prova straordinaria. Intanto arrivano i saluti in diretta da parte di Paolo Marzico, che è affettuosissimo. Sì, è un nostro tifoso. Che vostro tifoso e nostro collaboratore. Sì, assolutamente. È stato un po' il calcio e questo Scalea da collante un po' con Stadio Radio, e quindi grazie a Paolo Marzico. Sì, certo, ma noi poi, per come dire, siccome era lo sappiamo tutti che questo è il derby dell'Altitudine Cosentino, e quindi abbiamo fatto in modo che anche i nostri tifosi, i nostri paesani che stavano fuori, abbiamo fatto la diretta con delle diamanti, quindi abbiamo cercato di portare nella loro casa l'entusiasmo e, come dire, la febbre del derby. Sì, è bene riaccendere la passione tra i tifosi, ora a prescindere dal risultato, ma sia da una parte e dall'altra, riavvicinare al pubblico, il pubblico delle grandi occasioni a queste. Sì, ma sono due cittadine come dire, che fanno del turismo la loro intole, quindi nella nostra di aggregare di è il derby, però sia tra tifosi sia tra dirigenti e amici da una parte e dall'altra non succede niente, è sentito perché è un derby, siamo distanti 10-15 km, però insomma sono persone veramente per bene, quindi lontane da quei climi invocati, certo, che magari succedono negli altri campi. Allora, prima di salutarci, parliamo anche di questa classifica. Oggi, a prescindere dal derby, era preziosa la vittoria in chiave salvezza per voi, perché ha vinto la Palmese, ha vinto anche l'Isola Capo Rizzuto, approfittate anche dello stop sia di Stilo Monasterace che di Gioiosa Ionica. È un finale di stagione travagliato, bisognerà sudarsi questa salvezza anche diretta, perché c'è la concreta possibilità. No, siamo per adesso siamo tre squadre che stiamo lottando per evitare il quindultimo posto. Sì. Però poi c'è pure da guardare che cosa succederà nelle nostre squadre interregionali, che siamo un po' messi male. Speriamo che si tirano fuori quelle due o tre squadre, così quantomeno non si allarga la possibilità di avere quattro retrocessioni, insomma. Sì, che comunque accadrebbe comunque attraverso le partecipanti ai play-out, questo è chiaro, diciamo. Sì. Voi forse avete subito qualcosa di simile, nel senso che siete stati risucchiati dentro salvi direttamente anni fa, se non vado errato. Sì, praticamente poi ci fecero fare uno spareggio a Palmi, sì, dove lo Scalea si impose per 3-0, ma nonostante lo spareggio poi lo Scalea retrocesse, perché dalla Serie D scesero un po' di squadre in più, e quindi purtroppo questa poi è la realtà delle cose. Però noi combattiamo su tutti i campi, daremo battaglia per toglierci da questa brutta situazione, però insomma c'è da sudare. Certamente, grazie Presidente per l'intervento. Grazie, un abbraccio a tutti voi, buona serata.